Il corto che vediamo questa sera è In fondo a destra di Valerio Groppa. Fred Bernardi, buongiorno. E Bernardi, senza me, scusi. Pensa poi, oggi una famiglia minimo tre macchine. Senta, ma il nostro Rapid 3000? Scusi. Il bagno? Ah, in fondo a destra, come sempre. E vorrei invitare qui con me il regista Valerio Groppa. Insieme al cast abbiamo qui con noi Sergio Fiorentini e Gabriele Pignotta. Questo corto è stato menzionato dalla giuria come miglior sceneggiatura. Complimenti, Valerio. Grazie mille, buonasera. Grazie. Onoratissimi. Grazie a tutti. Valerio, come è stato dirigere Sergio Fiorentini e Gabriele Pignotta? Facilissimo, perché ho fatto il minimo del minimo, insomma, loro hanno portato sulle spalle il corto con la loro professionalità, la loro bravura, io ho cercato solo di fargli capire quello che avevo dentro la pancia e dentro il cuore e loro, sì, dalla prima lettura della sceneggiatura, mi hanno manifestato una grande empatia, quindi è stato semplicissimo. Io passo avanti. Gabriele, c'è un bel dinamismo nel tuo personaggio, no? Perché scopri qualcosa, apri una porta, scopri e poi cambia qualcosa in te, in questo film, in questo corto. Sì, infatti la cosa bella è che in pochi minuti il personaggio, quando ho letto questa storia, presentava questo cambio e quindi è stato molto interessante farlo. L'unica cosa è che è rimasta l'aspirapolvere invenduta, quindi se cortesemente qualcuno volesse contribuire, perché con i soldi dell'aspirapolvere noi ci finanziamo i corti. No, devo dire che Sergio è stato talmente bravo che io veramente ho semplicemente seguito tutto quello che lui mandava a livello emotivo ed è stato veramente bello fare questa esperienza con lui. Come è essere diretti da un giovane come Valerio Groppa? Com'è stato? Ma è stato molto semplice, devo dire, perché ci siamo intesi subito, proprio dal primo momento, da quando ho letto la sceneggiatura, come ha detto giustamente lui. Poi sai com'è, questi personaggi qua, se uno arriva alla mia età, poi c'è poco da fare, insomma, perché c'è tutta la tua storia là, no? Andiamo sulla sceneggiatura allora di Valerio Groppa, anche regista, come dicevamo, del corto, e la menzione speciale per Sergio Fiorentini. Noi siamo onorati di averti qui. È stata una sorpresa, non mi aspettavo Valerio perché si sentiva solo lui. Vabbè, non te lo volevamo svelare fino all'ultimo. Volevo anche ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, tutti i ragazzi, con una professionalità, un entusiasmo e veramente un'energia che bisognerebbe sfruttare di più per fare andare meglio questo paese. Io e maestro Enrico Manzino, la storia del cinema della commedia, la storia del cinema italiano, quanti ne fatti, oltre 100 sceneggiature. Il corto che abbiamo visto prima è bellissimo, è veramente bellissimo, gli attori sono magnifici, ma scusate, io sono un attore bravo, si sa, lui è veramente bravissimo perché è proprio scritto bene, semplice, nella vera tradizione di quello che è il cinema italiano semplice, quello di mio padre, di Monicelli, di Risi, quella roba lì, bravo, veramente. Che bello! Noi cerchiamo proprio di fare un festival talmente trasparente, pulito, che sentirlo dire detto da lei, insomma, riconoscimento da uno sceneggiatore, un premio, una menzione speciale alla sceneggiatura, insomma, è tutto.